quindi il discorso di scoprire anche questi nomi fa parte della scoperta di questi territori fondamentalmente. E quindi questa organizzazione di questo Slow Frontier Trekking serve appunto a attirare l'attenzione dal punto di vista culturale sui nuovi artisti, quindi, e magari su questo è ipotizzabile fare un discorso per esempio con Roma, perché proprio rifacendosi al fatto dei pittori del Grand Tour, che ovviamente hanno scoperto questi territori con il mito della romanità, il mito dei classici, del classicismo e tutto quello e tutto il contorno che ci stava attorno, e magari ricostruire un discorso di questo genere può servire appunto a restituire a questi territori ciò che Roma in qualche maniera ha invece assorbito, perché poi sappiamo che anche dal punto di vista delle energie quotidiane molte delle intelligenze e delle energie adesso sono attratte da Roma come un buco nero che assorbe tutto, invece magari facendo un discorso anche culturale si può reinvertire la cosa, no? Quindi magari riscoprire nel territorio una sinergia appunto con Roma che non sia soltanto mercantile legata alla quotidianità, ma magari per la riscoperta di questi territori. L'altro punto importante è che investe, come abbiamo fatto l'altro anno, la terza edizione del libro di Camorata, una storia durata 1000 anni, che è il libro che sta qua e che chi vuole sottoscrivere 15 euro all'associazione sicuramente ben gradito, nel senso che questo è un libro completamente autoprodotto, cioè scritto in alcuni articoli e altri invece è riportato articoli, edito, impaginato e stampato a spese dell'associazione. Attualmente è l'unico libro che riporta in qualche maniera, con i limiti di noi comuni mortali, che riporta in qualche maniera la storia tangibile del nostro paese e che quindi in qualche maniera è il nostro biglietto da visita per chi viene da fuori. Cioè chi viene da fuori dice ma Camerà, ma che è? Leggi del libro, vedrai che si potrà sapere qualcosa. E quindi noi ci siamo presi qualcosa in modo tale che, come ogni anno, durante la Braciolata, che è l'evento sacra della Braciola, che comunque fa parte proprio della memoria collettiva di questo territorio, e che ricordo che è una delle più antiche sagre che si fa in questo territorio, cioè dal 1959 che ogni anno, esatto, 55 anni l'anno, esatto, 55 anni che si fa, perché era legata a un evento ben preciso, era stata istituita nel centenario dell'incendio della vecchia Camerata, quindi c'è un elemento costante insomma che in qualche maniera collega questa. Ovviamente la Braciolata è organizzata da Prologo di Camerata Nuova e noi appunto da quando è nata dal primo il comitato Pro Camorata e poi l'associazione contemporanea svolgiamo queste iniziative a Corredo e quindi facciamo uscire la nuova edizione del libro appunto in occasione della e quindi come ogni anno chiediamo a tutti coloro che hanno qualcosa da dire sulla storia, ma anche su articoli contemporanei. Per esempio Sonia ha fatto l'altro anno un articolo sui portali di Camerata, no? Quindi quindi si è messa a fotografare tutte le porte che in maggioranza sono quelle staccate dalla vecchia Camerata e portate giù in una logica in cui una popolazione comunque povera in qualche maniera ha dovuto riutilizzare quello che c'aveva, perché adesso ci stanno i camion, i gru, i trasporti, le strade, ma ricordiamoci che questa strada a cui si arriva qua fino agli anni 50 era una strada sterrata e quindi bisogna sempre immaginare com'erano le vie di comunicazione fino a 50-60 anni fa, non erano le stesse da adesso, insomma. Quindi portare e cioè rimediare il materiale per costruire nuove case considerando la distruzione precedente era,
e quindi un invito al contributo non solo economico ma anche dell'intelligenza, insomma, a questo libro. E poi il progetto del museo, che ha contraddistinto appunto nella riscoperta del quadro. La prima cosa che ci è venuta in mente, sì, ma se noi andiamo a chiedere al museo del Schaffhausen il quadro, se anche fosse la copia originale, ma dove lo mettiamo? Cioè, noi ci siamo accorti che non ci abbiamo un posto dove esporre le nostre opere, la nostra storia e tutto quello che ne consegue. E quindi l'idea del museo è nata, almeno per quanto ci riguarda, è nata da questa piccola, se vogliamo, osservazione. Dopodiché c'è stata un'elaborazione nel comprendere che in un paese come questo il museo non può essere solo la rappresentazione del passato, ma deve vivere nella quotidianità di tutti i giorni, quindi deve essere multidisciplinare, deve essere vissuto, come ormai è la tendenza in molti musei, anche a livello internazionale, che il museo è un luogo che viene utilizzato quotidianamente. Non solo espositivo, ma anche di studio, anche di, se vogliamo, anche di svago, cioè nel momento in cui lo svago è un momento anche di apprendimento di condivisione, insomma, no? Quindi il progetto lo chiamiamo museo perché è nato questa logica, però in realtà è qualcosa di più, è un qualcosa che però non è che noi vogliamo, abbiamo proposto e vogliamo calare dall'alto, vogliamo che sia una cosa condivisa con tutti coloro i quali vogliono realizzarla, cioè non è una cosa imposta, pensiamo che sia una cosa di tutti, e come cosa di tutti deve essere una gestione collettiva, anche se ovviamente noi come associazione ne rivendichiamo, non dico la paternità, ma coloro i quali in un momento non sospetto, in cui nessuno poteva immaginare che un museo a Camerata potesse essere fatto, ci abbiamo creduto fin dall'inizio. Quindi l'unica cosa che rivendichiamo appunto è il fatto di averci creduto e di crederci ancora in questo progetto, perché poi mettiamo insieme poi tutte queste cose, quindi cultura, arte, storia, archeologia in questo caso, turismo, probabilmente all'interno di questo scenario possiamo trovare la luce in fondo al tunnel per poter prefigurare uno sviluppo ecosostenibile che per questi territori probabilmente ne permetterebbe anche la sopravvivenza e la continuazione di una storia che altrimenti si chiuderebbe, come dice il libro, una storia durata 1000 anni. Noi però abbiamo fatto anche un video in cui diciamo la camera da vecchia, la camera da nuova, una storia che dura da 1000 anni, da più di 1000 anni. Quindi vorremmo non usare il passato, ma usare il futuro, per il futuro di quelli che abitano qua e il futuro di quelli che continueranno ad abitarci. Quindi lascio la parola alla platea, dopo abbiamo un ricco aperitivo, però insomma è un piccolo aperitivo per tutti i commensali. Se posso, sull'unica cosa su cui ho qualche vaga competenza, che è la parte archeologica, organizzare un